Quest'anno le date della Fiera di San Nicola hanno suscitato parecchie polemiche e proteste. Si torna ora alle date storiche, 10, 11 e 12 settembre. Qual è la posizione di Confcommercio? La posizione di Confcommercio era una posizione diversa e difforme da quella delle 10, 11 e 12. Con l'assessore Pozzi noi avevamo fatto un accordo, tra virgolette, di quella di portare, mettendo dentro due giornate festive invece delle tre giornate feriali, tenendo in considerazione che la Fiera di San Nicola funziona nel momento in cui c'è un weekend all'interno. Che cosa succede? Succede che se io faccio tre martedì, mercoledì, giovedì, la gente lavora, al massimo può andare nell'ora di pranzo o alla sera, la fiera perde appetibilità. Avevamo deciso di metterci dentro sabato, domenica, lunedì e martedì, chiudendo con il 10, però questo ha creato polemiche, perché qualcuno nelle Marche, nelle basse Marche, si è arrabbiato dicendo che perdeva delle giornate. Tecnicamente non avrebbe perso niente, perché poteva fare le fiere importanti come quella di Spoleto, mandando qui un delegato. L'obbligatorietà delle frequenze era soltanto il 9 e il 10, e quindi non perdeva presenze, gli davamo l'opportunità di fare gli incassi. C'era la socializzazione, nel senso che comunque il pesarese, l'entroterra o altro poteva frequentare la fiera nel giusto modo, però qualcuno ha creato il niet completo, continuo. Possiamo dire quindi che il Comune e Pesaro Parcheggi sono stati costretti ad una retromarcia a causa di questa raccolta firme partita anche da alcune associazioni di categoria nel sud delle Marche per favorire, insomma, la posizione degli ambulanti. I firmatari sono stati la Confartigianato, la FIVA Ancona e la Confcommercio Marche, nostra famiglia. E quindi la cosa che mi ha indispettito, non indispettito solo me, ma praticamente anche il direttore, cioè la Confcommercio di Pesaro, è stato che una cosiddetta casa madre è venuta contro di noi, senza mai fare neanche una minima telefonata o trovare un punto di accordo. Ha firmato un ricorso di uno studio avvocatizio con 167 comunque ambulanti che l'hanno firmata. Di questi 167 però 45 non fanno manco la Fiera di San Nicola. Quindi mi chiedo che cosa gli è stato detto per firmare. È stata una scelta politica. Paro paro, e a noi onestamente questo ha dato molto fastidio, perché la Fiera delle Marche più importante è la Fiera di San Nicola, è una fiera pesarese, e a me l'ingerenza di Ancona in questo modo mi ha indispettito notevolmente.